Ok, ora qua immaginatevi una sigla, no? Un numero 10. Ci sei? Vai! Eccoci qua, ok. Hey, allora! Ed eccolo qua! Aspettate che prendo ognuno dei suoi strumenti. Buongiorno e buon mercoledì, amici! Beviamo un buon caffè insieme. Faccina, caffè fumante, PS, adoro i telefoni a gettoni. Pure io mi ricordano di quando non potevi scrivere minchiate su Twitter. Che tempi, eh? Guarda che uno stormo dei gabbiani deve averti preso di mira cacandoti sulla camicia verde. C'è qualcosa che non va. Che poi in tutto sta ambaradan non si è commentato abbastanza il nuovo look elettorale di Salvini, scrive il nostro Matteo Macor. Prima le felpe, poi i kit forze dell'ordine, ora gira l'Emilia vestito da situazionista di Cosio da Roscia. Altro che bestia, siamo rimasti ai travestimenti. In effetti moltissimi sono i commenti al Salvini in campagna elettorale in Emilia-Romagna, che gira così e per lo più non si cambia più. Se lui va in giro vestito da intellettuale, la gente si confonde e vota a sinistra. Capito? Potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Ma ora che Salvini ci ha rubato il look da Radical Chic, dobbiamo comprare delle felpe per distinguerci, cioè noi Radical Chic, come ci vestiamo adesso? Sono problemi. Io finché non lo vedo con l'Eskimo sto tranquillo. Accetto tutto fino all'Eskimo, poi Eskimo e Tolfa mi preoccupo. E dopo poliziotto, vigile del fuoco, tranviere e portalettere, Salvini si veste da Bertinotti. Geniale, geniale. Questa foto in tanti l'hanno commentata, pensavo fosse un fotomontaggio. La cosa incredibile è che è un fotomontaggio, ma a prima vista tutti hanno detto: ma vedi Salvini pure il portaocchiali di Bertinotti, ormai è incredibile questa sua capacità di mimetizzarsi. E lui commenta, no? Dice: sono alla frutta. Chi glielo dice che dolce vita e velluto mi piacciono fin da bambino? Fin da quando mi scrivevo no euro sulle magliette, no? Su quei tempi, la ti ricordi? E i Simpson lo avevano previsto, hanno previsto tutto i Simpson. Il nuovo look di Salvini mi ricorda la pubblicità del tonno insuperabile, deve aver preso troppo sul serio sta cosa del capitano. E andiamo avanti. Numero 9. Amori politici, c'è stata questa notizia nella settimana che ha sconvolto in tanti. Boschi e l'amore, ho vissuto una storia importante, nessuno se n'è accorto. Ah, come? Prego. Si chiamava Marc Caltagirone? No, perché sono in tanti ad aver vissuto la storia con sto Marc Caltagirone. Dago Spia, qualche giorno fa diceva: è finita la relazione tra Giuseppe Conte e Olivia Palatino, il premier si starebbe per trasferire nell'appartamento di Palazzo Chigi. Invece, pochi giorni dopo, Giuseppe Conte fa la spesa con la compagna Olivia, le foto smentiscono la rottura, grandi notizie, grandi scoop, addirittura una mano sulla spalla, ma sicuri sicuri che si siano rimessi insieme, perché lei infatti sembra proprio estasiata dalla compagnia e dallo sconto ottenuto sulle puntarelle già pulite. Sembrano spontanee come le foto di Di Maio a Villa Borghese. A cosa si fa riferimento qui? Si fa riferimento a un celebre servizio fotografico, eccolo qua, Di Maio e Virginia Saba si offrono agli occhi indiscreti con gita domenicale a Villa Borghese. E qui si era a marzo, eccoli qua, si baciavano. Don Biancani, non guardare, non guardare, Don Biancani. Ok, dopodiché le cene solitarie del marito della Raggi, queste sono sempre queste coppie, queste storie tormentate, perché poi noi sempre a parlare di politica, le decisioni, ma dietro ci sono delle storie vere, degli affetti, bravissimo, dell'umanità. Come quella del marito della Raggi, che uno sta sempre a pensare alla Raggi, noi dovremmo pensare un po' di più al marito. Infatti, io lo seguo un po'. Le cene solitarie del marito della Raggi e quei post sui social, e anche oggi torni domani. Praticamente lui ha inaugurato una serie di post dove, insomma, esprime il suo malumore. Prego, andiamo avanti.
Eccolo qua, è mezzanotte passata. Anche oggi cena fredda. Raggi, dove sei? E mette l'hashtag Raggi dimettiti. Si gioca in famiglia. C'è Marco Madonna 1977. Forse sapendo cosa l'avevi preparato si è fermata fuori a mangiare. È una prima ipotesi. Dice vabbè, sarà una cosa un giorno. Anche stanotte torni domani. Raggi, dove sei? Raggi, dimettiti. Guardate la tristezza, la malinconia di questa foto con la luce per leggere puntata sul cuscino vuoto. Il letto vuoto, quella è la posizione della Raggi, è lì dove sta la Raggi, la sindone, insomma, dove starebbe, no? Ok. Ok, arriva sempre Marco Madonna 77, che è una specie di stalker, lui si è appassionato a sta storia. Dice, sto giro non avevi comunicato il menù della cena, giusto? Come dire, l'aspettavi? Arriva Appio Latino, cioè mi fai sentire male con questi spaccati di vita reale, stile Casa Pianello. E niente, tanta solitudine, tanta amarezza, ma lui insiste neanche con le melanzane alla parmigiana. Ha ragione Salvini allora. Raggi, dove sei? Raggi, dimetti. Lui parla così, cioè se parlano così in famiglia. E questa volta ritorna Marco Madonna 77, cioè sembra più una pizza margherita comunque. Marco Madonna, dai, cacca, vai via. Tra moglie e marito. Ok. Forse non cucini bene, Andrea, ecco, forse questa è l'amara verità di questa storia. Andiamo avanti, numero 8. Gente nell'arte medievale che muore male e non gliene frega niente. Questo è un classico, ogni tanto ci buttiamo. Questa è l'opera del giorno. Prego. Non ha un seno, sembra più una bottiglietta da mezzo litro. Vabbè, questi sono giudizi sull'opera. Il bambino non può aver meno di 46 anni? Perché è ancora bruco, ma appena sarà farfalla vedrete come ti trasformo sto quadro. È Nicolas Cage, qualcuno? Tutti e due, però. Molto simile. Sempre pensato che Gasparri venisse dal Medioevo. Questa è una prova, è un indizio, diciamo, perlomeno, ecco. È vero. Se non una prova. Questo è classico parto medievale. Questa è la raffigurazione di un parto medievale, così. Soffre di podofobia perché lei si concentra, diciamo, sulla fetta della partoriente. E Barbie pregnant muta, eccola qua. Pensavate di aver fatto qualcosa di ancora inedito? Vedi, sono uscito da quest'altra parte, eh? Oh, guarda che sto di qua, eh? Ancora, Marfanciullo, lo tolgono o lo mettono? Cioè, qual è il movimento? Perché è una foto di per sé statica. Ok. Oh, parlando di Medioevo, diciamo, il dibattito torna anche all'attualità. Questo è un tweet dell'attuale ministro Roberto Gualtieri, che da questa notizia: tagliata la tampon tax, l'IVA su tamponi assorbenti compostabili e biodegradabili passa dal 22 al 5%. Un primo segnale di attenzione per milioni di ragazze e donne nel decreto fiscale su cui abbiamo lavorato con le deputate di maggioranza di Intergruppo Donne. Questo provvedimento è stato molto criticato perché non ho capito, gli assorbenti o i tamponi non riciclabili, cioè quelli più usati, continueranno ad avere l'IVA al 22%? Questo scrive Zagnola. Diciamo che un affare tampon tax, eccola qua, questo è su Amazon, Rai, l'assorbenti messaggi regolari in 100% biologico, assorbenti 25,24 euro, gli altri stanno a 2,76 euro, quindi i detassati sono quelli che, diciamo, per chi se li può permettere, e non solo, ma anche pare particolarmente introvabili. Andiamo avanti. C'è Paola Bonomo, dice: signor ministro, la prego vivamente di fare un esperimento, scenda al supermercato più vicino a casa sua, vada allo scaffale degli assorbenti e cerchi quelli compostabili e biodegradabili. Se non li trova, chieda un addetto. Se l'addetto la guarda come la mucca al treno, ecco, ha capito più o meno il problema qual è. Grazie mille, non avete capito un cazzo. E andiamo avanti. Numero 7. Numero 7, allora, qua torniamo nella galassia TikTok, il nuovo social al quale ci stiamo appassionando e al quale si stanno appassionando anche alcuni politici. Ne abbiamo parlato, vediamo una sintesi così della settimana senza nessun senso logico, ma solo per farvi capire l'entusiasmo, così la vivacità che anima questo social in questo momento, forse più di altri. Alcuni video a caso. Yeah!
Right foot, two stumps. Left foot, two stumps. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Crisscross. Cha-cha, real smooth. Così, lo ammetto, mi piace molto. Allora, ma ovviamente è uno strumento e come tale lo si può usare in tantissime maniere. Questa è la notizia, una delle notizie di questa settimana. Finge tutorial e parla di deportati in Cina. Teenager aggira la censura. Questa ragazza, usando TikTok, ha fatto il video che non è quello che sembra. Andiamo a vedere questo video. Hi guys, so I'm going to teach you guys how to get long lashes. So the first thing you need to do is grab your lash curler, curl your lashes obviously, then you're going to put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there, separating their families from each other, kidnapping them, murdering them, raping them, forcing them to eat pork, forcing them to drink, forcing them to convert different religions, if not, or else they're going to, of course, get murdered. People that go into these concentration camps don't come back alive. This is another Holocaust, yet no one is talking about it. Please be aware. Please spread awareness. And yeah, so you can grab your lash curler again. E in qualche modo, diciamo, è riuscita tramite uno stratagemma a far passare dei messaggi. Ma torniamo da noi, ci voleva un diciottenne di provincia per battere Chiara Ferragni sui social. Ecco chi è e come ha fatto. Chiara Ferragni, asfaltata da un ragazzino. Chi è? È Ergennaro. Chi è Ergennaro? Ergennaro è un ragazzino che ha asfaltato, si dice così, Chiara Ferragni. Ergennaro, per la prima volta in televisione, è qui a Propaganda Live. Grande applauso a Ergennaro. E benvenuto. Ciao a tutti. Si sente? Si sente? Si sente? Ok, tranquillo, tranquillo, vieni qua. Tranquillo, vieni, visto, io c'avevo vicino quell'altissimo prima. Come stai? Tutto a posto. Allora, tu ti chiami? Alessandro. Alessandro, perché ti chiami Ergennaro? È una storia un po' lunga, tipo... Fammi una sintesi, in televisione... Vabbè, avevo un canale YouTube qualche anno fa con un mio amico, lui si faceva chiamare Crescenzo a caso, anche se aveva un altro nome. Abbiamo fatto il primo video e fa, io mi chiamo Crescenzo, mi sembrava brutto dire Alessandro, mi è uscito Gennaro, io sono Gennaro. E da lì è rimasto... E l'articolo Er, che da queste parti... La romana, diciamo, l'ho messo. Lo so, diciamo. Tu di dove sei? Di Milano, sì, vicino a Milano. Tipo? Como. Como. Como Milano. Como, sì. Como? A Mastrini. No, Carimate. 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 Memo. Allora, lui è Fermo. Memo Remigi. Tu hai, quanti anni hai? 18. Lui al contrario. Mi rovesci? No, ma tranquillo. No, aspetta. Allora, tu hai ancora la voce e lui non ce l'ha più, ma non per l'età, perché gli è sparita. Che è successo, Memo? No, ho detto che io ci sono arrivato. Tu ci sei arrivato? Sì. No, vabbè, adesso non è che ce lanci l'anatema a tutti quanti adesso. Siamo tranquillo. Un applauso a Memo Remigi. Allora. Remigi. Ergennaro, allora, la notizia diceva che tu hai superato Chiara Ferragni. Tu quanti follower hai? 1.800.000. Sono tutti amici tuoi questo 1.800.000? Cioè, come ha fatto a fare 1.800.000 follower? No, vabbè, facendo video comunque abbastanza originali, con significato e... Abbastanza originali, con significato, questo è il trucco. Esatto. E bastasse questo, sarà pure un po' di culo, un po' di bravura. Allora, vieni qua, vediamo alcuni... cerchiamo di capire, di conoscere Ergennaro. Allora, ecco, sta Ergennaro, tu metti queste didascalie molto sintetiche che però spiegano il video. Ride bene chi ride ultimo. Adesso vi facciamo vedere. Abbiamo scelti due a caso, tanto va bene, vanno bene tutti, no? Sì, va bene. Ok. Allora, tu sei quello in mezzo e quelli sono due amici tuoi. Sì. Ok, vado, eh. Ride bene chi ride ultimo. Ed è così, grida bene, grida ultimo, lui l'ha rappresentata così. Allora, cifra del tuo stile, il tuo stile c'è questo slow mo, che a un certo momento questo rallenti. Sì. Se non, cioè, non c'è il rallenti è come se tu non avessi fatto un video praticamente. Esatto. C'è delusione da parte dei tuoi follower. Vediamone un altro qua. Alla base di ogni rapporto ci vuole il rispetto.
Tu queste cose come ti vengono in mente? Cioè, no, diciamo che questo video era un trend che girava su TikTok. Io l'ho preso, l'ho modificato e quindi è piaciuto. È piaciuto. Se non capite delle cose, pazienza. Siete, è un trend. Quindi. No, va tranquillo, si sforzeranno un po', sti vecchi. Ok, allora questi sono altri amici tuoi. Sì. Ok, e... com'era questa? Rispetto. Grandissimo, questo era molto più elaborato decisamente. C'è Don Biancalani a bocca aperta che si apre subito TikTok domani e gli è svolta la comunicazione. Altra bella ciao, pensa quando fai un video su TikTok tu... No scusa, ognuno stanno studiando delle nuove tecniche di comunicazione, te lo qua. Allora, ovviamente a noi abbiamo detto questo è il modo di comunicare per i giovani, funziona il tuo pubblico più o meno... Saranno a parte medico, rialzo... Piccoli. Ok, piccoli. E lui l'abbiamo preso come mediatore culturale per spiegare, perché si parla di voto ai sedicenni, no, alla fine. E quindi, sedicenni, che tu sei molto interessato di politica? Moltissimo. Moltissimo, ecco, convincente. Allora, gli abbiamo dato delle notizie, gli ho dato 2-3 notizie e gli ho chiesto di rappresentarle, raccontarle ai suoi 2.800.000 come farebbe lui, e con il suo linguaggio. E quindi tu hai scelto questa... Salvini e Di Maio, Meloni sospetta l'inciucio, a Matteo chiedo chiarezza. Perché hai scelto questa in particolare? Mi sembrava la più carina da rappresentare. Perfetto, mi piace che sei sintetico. E allora, ora, i protagonisti qua sono tre, fondamentalmente. Non mi guarda così strano, guarda qua. Sono tre, mi guarda come fossi in un'ansia. Sono tre, sarebbero la Meloni, Salvini e Di Maio. Lo dico a loro, ok. Io faccio la Meloni. Lui fa la Meloni, e qua l'elemento di complessità. Ok? Pronti? Dovete stare un attimo svegli. Lui fa la Meloni, l'amica sua fa Salvini, giusto? Esatto. E c'è uno che fa Di Maio, più sfortunato dei tre, che in questo momento, diciamo, quello più in difficoltà. Ok? Attenzione, vi voglio svegli e preparati, perché all'improvviso... Occhio, Tu sei la Meloni, lei è Salvini... È difficile questo passaggio, lo so, però comunque... Occhio, You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that. My mama don't like you, she likes everyone. Un grandissimo applauso, è un editoriale a tutti gli effetti. La politica raccontata da Meloni, mi piace molto quando la Meloni mette la mano in bocca a Salvini, quindi devi stare zitto, molto bello. Un grande applauso per Gennaro e un appuntamento a prossimi racconti, grazie mille. Grazie assai. Allora andiamo avanti al numero 6. Sigla! Qualsiasi. Allora. Canzoni sbagliate, stasera abbiamo un problema evidente. Sono memomato. Sei memomato, ha detto sono memomato, cioè anche senza voce dice comunque questo, il repertorio ci tiene a metterlo, a esporlo. Allora, comunque, al posto tu abbiamo comunque Marco da Milano. Ecco. Quindi, comunque... Non mi permettere mai. E abbiamo pure Don Biancalani che, voi dici, sei cantante. A tutti gli effetti, diciamo, si parla di te per come canti. Allora, mia nipote cantava bello, bello, impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore meglio del pane. Era uno talmente attraente che addirittura aveva un sapore migliore di quello del pane. E, ok, a questo punto
Prego, non so che tonalità sia quella con cui Marco di solito, non so no, quale tonalità abbiate provato. Marco, se hai delle pretese, tu chiedi. Non... Possibile, con gli occhi neri e il tuo sapore meglio nel pane. Ancora. Bello, bello è impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore meglio nel pane. Ok, grazie, andiamo alla prossima. Molto bene. No. Oh, allora, qua... E qua siamo, qua siamo nel giusta. Campo tuo, donna. Allora, un ex alunno di un amico alla recita di Natale cantava la canzone dei giacchetti. Quella che fa, caro eletto pargoletto, quanta questa povertà, più mi innamora, giacchetti fece amor, no. Povero ancora. Giacchetti. Hai vai. Riconosciuto l'adagio? Prego, vai, vai, bello come gli ha dato la... Vai, prego. Caro okay, eletto questo... pargoletto... Chissà che ne pensa Don Marco, Memo. Guarda, guarda come ti cambia tutto qua la liturgia, prego. Io qua sto zitto, mi taccio, prego. Vai. Tu scendi dalle stelle. Pensa se si collega adesso con Cammellini e Salvini insieme, impazziscono. E vieni in una grotta. Ah, tutta facciamo. Al petto al cielo. Vai, fammi delle. E sì. Vabbè, va bene, ok? Sì, ci siamo capiti, questa è la cosa della grotta. Aspetta, dammi qua, vai. Caro eletto pargoletto, caro eletto pargoletto, quanta questa povertà, più mi innamora. Vai, Don! Giacchetti fece amor, però ci manca Memo, ci manca Memo, così Don Marco gli ha tolto la voce pur di non fargli cantare. Ok, se non è fede questa, allora canzone sbagliata. Mia figlia di 5 anni che chiama Zoro Zagarolo, salutiamo. Poi sono anche conduttori ultimo sbagliati. Tango. Eh? Ultimo tango a Zagarolo. Cantava 2 estati fa, col vento così forte, non dirmi buonanotte, soltanto per stasera, amore in barca a vela, che comunque c'è quella brezza nei capelli, perché ha... Ok, ok. Ok, molto bene, ok. Non era facile. Allora, io cantavo, a mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai, sei mia, e stringerò il cugino tra le braccia. Oh, ognuno a mezzanotte la passa come gli pare, vabbè, se uno c'ha sta cosa col cugino, saluto mio cugino qua. Allora, prego, com'è? A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cugino tra le braccia. Non c'è il seguito. Mio cugino, no. Allora. Non era prevista, però bella, come proprio se l'avessimo preparata. Ok, tranquillo Nicola, tutto a posto. Allora, mio fratello, sono figlio unico, lo dico subito, non c'è pericolo. Mio fratello cantava, sei come la mia moto, sei proprio come lei, andiamo a farci un giro, fossi intero ci starei su sta moto. Ok. La mia moto, sei proprio come lei, andiamo a farci un giro, così intero ci starei. Ancora! Sei come la mia moto, sei proprio come lei, andiamo a farci un giro, così intero ci starei. Ok, e andiamo avanti, e andiamo avanti al prossimo punto di classifica. Ah, siamo qua. Alle domande.
È possibile far ballare Memo con l'ultimo, almeno questo lo puoi fare. Con l'ultimo seduto in fila 9, non so neanche se ne abbiamo 9 di file. Comunque, adesso vado io. È un uomo. Vai, è un uomo? È l'ultimo. Con l'ultimo, in effetti. Aspetta, l'ultimo. Io non ballo con gli uomini. Che problemi c'hai? Non ballo con gli uomini. Don Marco pure qua interviene. Tu stai buono qua. No, vado io. Aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questa sarebbe l'ultima fila. Uomo, donna, c'è un rapporto con voi? Sì, abbastanza, dici tu. Preoccupatissimo. Vai, fai un buchi. Memo. Buchi. Memo, cioè, che vuoi, l'uomo o la donna? L'uomo, va da sé. Sono rimasto uno dei pochi. Sei rimasto uno dei... No, ti prego. Ok, quindi, donna, quindi donna. L'uomo. Che è? Non è che te la vieni a prendere come... Vai, galante, scusa, perdona, abbi pazienza, finisce subito. Finisce subito. Vai. Ah, proprio sul palco così. Buchi. Che è? Buchi. No, gli fate via un buchi. Buchi. Che è? Buchi. Una fargli nel ritmo lento, un liscio. Guardate cosa fanno male. Ah, non so, io c'è tre. Buchi. Che è? Ah, niente, devi fare. Hey, 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 hey. Buchi. Hey, hey. Ringraziamo, come ti chiami? Grazie, scusa? Giulia. Ringraziamo Giulia, ringraziamo anche lui, sei stranito, no. No, tratta apposta, è Memo che è così. Ok, grazie. Grazie, andiamo avanti. Costanze, puoi insegnare qualche scioglilingua in tedesco a Macox? Non so perché a Macox, però uno scioglilingua, sai quelle cose 33. Ho difficoltà con l'italiano. Fischers, fritze, fichte, frische, fische. È una cosa sulle patatine, fische e chips, tipo. Per principianti. Ridilla. Fischers, fritze. Fichte. Fichte. Frische. Frische. Fische. Ok, che vuol dire? Ora molto veloce, molto sciolto. Fischer, fritze. Ok, c'ha un senso sta cosa in italiano? Sì, significa le... Il fritz del pescatore. Fritto e buono tutto, così. Fritto e buono tutto, per una giornata, è bravo. Ok, va bene. Va bene. Andata così, dai. È arrivato il momento per Diego di sedersi a posto di Marco, se io ho un grande imbarazzo. Oh, e finalmente. Allora. Aspetta. Dammi. È questa, da questa parte? Allora, vediamo un po'. Ma non scrive. Ma come non scrive? E non mi scrive. Oh, ma tutti uguali. Mettici con l'inchiostro, Marco. Arrivo. Faccio così, non... Faccio. Vai. Prendiamo la penna. Scusate, che a voi ve la data che scrive. Ok, bianco. Facciamo un po' di nero, un po' più grosso. Ok. Vieni, Diego. Fantastico. Ok, vado? Vai. Ok. Sempre questo fa, oh, da quando lo conosco. Pasta faccetta. Fatto anche questa! Abbiamo fatto? No! Urge la prima storia nell'Instagram della Schianchi. Propongo un bel featuring con Paul Slate. Allora, venerdì scorso abbiamo aperto l'account Instagram di Francesca, che nel frattempo è arrivato a... Boh, a quanti saremmo? Ah, non lo controlli neanche, così sta. Per Francesca sta 1.800.000.
7.489 persone che non aspettano altro che vedere un'altra foto, una cosa diversa da questa, con tutto il rispetto per Marco, ma insomma si aspetta, c'è molta aspettativa su questo account. E tu sai che hai le possibilità di fare delle stories? Sono quelle cose tipo quelle che ha fatto il Gennaro, però fatte da te, diciamo, con tutte le caratteristiche tue. E che facciamo? Come facciamo? Andiamo? Ok, allora adesso andiamo in pubblicità. Durante la pubblicità prendi il telefonino, fai una storia e la vediamo dopo. Pubblicità, tra poco qui, la Canta Live. Eccoci tornati, Propaganda Live, siamo in piena Social Top 10. Prima di passare... Quando la vediamo la storia di Francesca? Dopo? Dopo, ok. Allora, non Francesca ha fatto qualcosa. Ha prodotto... Si è prodotto. Allora, andiamo avanti. Ho avuto un tutor dietro. Ok, siamo un locato. Hai detto qualcosa, Francesca? No, niente, che mi hanno aiutato. Ho avuto un tutor. Hai avuto un tutor. Ok, e Gipi, un applauso a Gipi. Questo è un suo tweet, oroscopo. Si è data l'oroscopo. Questo è il mese del Sagittario. Essere del Sagittario non significa un cazzo e non modifica in nessun modo la vostra vita, la vostra salute, il vostro lavoro, i vostri amori, il vostro carattere. Un abbraccio a tutti i Sagittari. Secondo l'astrologia, si risponde a Gipi, io sono Sagittario con ascendente Sagittario, il che suppongo non significa un cazzo al quadrato. Non vedo l'ora di sapere del mio segno. Cancro. Andiamo a vedere il cancro. Ehi, essere del cancro non significa un cazzo, non modifica in nessun modo la vostra vita, la vostra salute, il vostro lavoro, i vostri amori, il vostro carattere. Un abbraccio a tutti i nati sotto il segno del cancro. Un nuovo filone si è aperto nella produzione di Gipi, finché poi arriva l'oroscopo definitivo, valido ogni anno e retroattivo per tutti i segni dello zodiaco. Stelle e pianeti non influenzeranno in nessun modo la vostra vita. Eh no, spoilerare no, però, eh no, se già mi dici come va a finire non è bello. Credo che questa diventerà una rubrica fissa, promette Gipi. Gipi e le stelle sarebbe appunto il nome di questa rubrica. Occhio che porta voti a Salvini, devi stare attento a fare una rubrica di questo tipo. Oh, sempre parlando così di astri, di nomi, eccetera, eccetera, l'Ansa ci fa sapere che Leonardo e Sofia sono i nomi preferiti dai neogenitori. Francesco viene spodestato, terzo Alessandro. E vabbè. E le Natasha, le Katiuscia, le Sue Ellen non si usano più, eh? Well. E adesso, degrado onomastico. Credevo che ormai fossero Matteo e Giorgia i nomi più in voga da parte dei neopapadre, neomamme, neogenitori. Arriva Leonardo Cantarini, dice: mi chiamo Leonardo da 30 anni ma resto comunque umile. Non sapevo di essere così di tendenza. E niente, e a questo punto ce ne abbiamo un altro di tweet? No, non ce abbiamo un altro di tweet, però abbiamo un Sagittario e un Leonardo. Chiamerei qui sul palco Leonardo Parata. E intanto, buonasera Leonardo. Allora, intanto, che giorno è stato quello di ieri? È il mio compleanno. Il compleanno di Leonardo Parata. Tanti auguri Leonardo. Grazie, grazie. Tanti auguri Leonardo. Allora, Leonardo, appunto, oltre ad essere Sagittario, quindi aver fatto il compleanno ieri, sì, è anche Leonardo. È anche Leonardo. È anche Leonardo, Leonardo. Mi hanno cantato tanti auguri Leonardo. Però il mio nome in realtà in famiglia. Aspetta, guardiamo una foto di un compleanno a caso di Leonardo. Eccolo qua, questo è Leonardo, quello piccolo, esatto. Ok? Ora andate a vedere nella torta, c'è scritto auguri Diego. Auguri Diego, gli hanno Diego. Scritto. Io ancora non ci conoscevamo. Noi non ci conosciamo, non era un tributo alla trasmissione, no? E anche sopra nei palloncini siamo andati a vedere, c'è scritto Diego sopra, vedete? Esatto. Ok, ora possiamo. Abbiamo anche la foto di oggi, abbiamo anche la foto di quest'oggi. Eccolo qua, questo è Leonardo cresciuto. Auguri Diego e tanto di passerelle. Ora ci spieghi questa cosa che sembra una cosa che ci siamo inventati allora, noi. Invece diciamo è una storia bellissima. No, io no, lo no dico. È una storia vera. In realtà, che mio nonno si chiama Leonardo.
Ci teneva tantissimo che io mi chiamassi come lui, mio nonno paterno. Leonardo. Esatto, però il dettaglio era che mia madre già aveva scelto un nome per me. Che era? Che era Diego. Quindi hanno detto, vabbè, per non scontentare il nonno, lo chiamiamo Leonardo all'anagrafe. Però noi lo continuiamo a chiamare Diego perché ci piace in casa. Così è stato in realtà. Quindi tu guardi, lo chiamo Diego. A casa mi chiamano tutti Diego. Allora no, perché succede questa cosa. Allora, è una storia fantastica. Noi quando ce l'ha raccontata, ma ce l'ha raccontata 2 mesi fa, ci conosciamo da un po' ormai. Tu quanti anni hai fatto ieri? 28. Allora tu sono 28 anni. Sì. Che a casa ti chiamano? Diego. Diego, fanno, oh Diego, è pronto? Diego. Oh Diego, quando torni a casa? Poi dopo, e gli amici come ti chiamano? Leonardo. Quando ero più piccolo che mi chiamavano a casa gli amici, dicevano, ecco. Senti, che mi passi Leonardo? Mia madre, sì, Diego. La storia è bellissima, un grande applauso a Leonardo, Diego, parata, grazie. Allora, è tutto bellissimo. Ok, andiamo avanti, numero non mi ricordo più, numero 3. Don, qua voglio tutto il tuo supporto. Allora, questa è una pagina dedicata a Padre Pio, ok? Ha diverse cose che hanno a che fare con Padre Pio. Attività commerciali, tanto col vescovo ormai il rapporto è andato come andato, puoi solo migliorare. Attività commerciali brutte di Padre Pio. Sai che il nome viene utilizzato spesso, no? Per tanti fini. Prego, andiamo avanti. Ecco qua, questa è Padre Pio Agenzia Viaggi. È un'agenzia viaggi e ci stanno... Era ubiquo. Esatto, diverse possibilità. Pio un pacchetto viaggi. No? Oppure qua c'è Padre Pio 2 pizzeria gastronomia, pizza da sport al trancio classica. Pio 2 pezzi a portar via, grazie. Oppure ci sono i gadget brutti di Padre Pio. Sai, anche no, gli accessori tanti vengono venduti, utilizzati, per esempio... Ecco qua, Albano presenta il portachiavi di Santo Padre Pio. Felicità è un bicchiere di vino con un pionino. Ecco. Vabbè. A seguire. Sta anche presente molto nei camion, vedete, a volte anche in bizzarra compagnia. Quando devi proteggere il carico appena arrivato dalla Colombia. Ci hanno messo Pablo. Io sono il padre Paolo Emilio Espiobar Gaviria. Mi pio un pezzo. Pio o plomo? Che se bisogna aver seguito, diciamo, la serie. Oh, e poi ci sono i tatuaggi di Padre Pio, che sono tanti e incredibili. Questa è un buona schiena, non lo so, che ha queste due immagini raffigurate. Una è Padre Pio con barba e cappuccio, l'altra è Padre Pio in borghese senza barba e cappuccio. Quell'altro non sa chi è. Una delle letture, quell'altra è Costanza e Demo Morselli ai tempi d'oro. Andiamo avanti. Al numero 2, Bagno Randy anni 60, 70, 80. Ma quanto vi siamo mancati? Scrivono i Bagno Randy pubblicando questa foto. Che ne abbiamo visti di peggiori, però siete mancati talmente tanto che ho frequentato le toilette delle stazioni ferroviarie per sopperire alla vostra assenza, perché è una pagina che crea dipendenza dopo un po'. Ma quanto vi sia modello Principe Carlo, in effetti la fantasia è la stessa. Ancora bellissimo il bagno effetto plaid de lana, uno va dentro sente subito il tepore. Ancora, solo per dotati di braccio bionico lungo per arrivare da seduto alla maniglia della finestrella, che è molto distante, come vedete, dalla seduta. Se lo vede l'apo ci riveste una 500 Abarth con questa alta delle possibilità. Vuoi mettere la possibilità di aprire la finestra e gridare agli amici sotto, finisco di cagare, scendo! È una delle possibilità. Finché qualcuno dice oggi ho visto il film Parasite e vi ho pensato, magari chiunque abbia visto il bellissimo film capirà a cosa mi sto riferendo, a cosa si sta riferendo Carly Mop. Non lo sappiamo, ma lo sa Francesca Schianchi, bellissimo Parasite, tanti registi diversi, un amaro in bocca che ti porti a casa. Questo è quel classico editoriale, la recensione, no? Il graffio di Francesca sul film. Perché Francesca? Perché eccolo qua, direttamente dal film Parasite, diciamo una delle location del film è questo bagno orrendo anni 60, 70, 80, dove effettivamente, insomma, che non sfigurerebbe nella famosa pagina, al punto che
appunto. My Movies, sito diciamo più noto sulle recensioni, sulle segnalazioni dei cinema, insomma sul mondo cinematografico, scrive: i protagonisti di Parasite, padre, madre, figlia, ventenne, figlio, diciottenne, ce l'hanno, un piano per uscire dalla miseria del seminterrato in cui abitano, scarafaggi come inquilini, camera con vista sugli ubriachi che tenevano in casa con un bagno cubista che batte per bruttezza i bagni orrendi anni 70 che mostra Propaganda Live. Siamo finiti nelle recensioni di uno dei film del momento. Dopodiché, parlando di bagni, non orrendi, ma di bagni, torniamo, facciamo un attimo marcia indietro, torniamo alla puntata di una settimana fa. Noi siamo andati a Venezia, siamo andati a Pellestrina a raccontare l'acqua alta, l'alluvione di quei luoghi, e l'ultima intervista fatta andandomene è stata ad un signore che stava lì alle prese con la sua abitazione. Dopodiché, a margine di questa intervista fatta in maniera assolutamente ingenua, onesta, sincera, in totale buona fede, tante sono state le segnalazioni che ci sono arrivate. Vediamo la scena in questione. Ci è posso andare al bagno un secondo? E come? Agibile, quella è l'unica cosa. Che è successo? Ma, ma ti pare? Basta. Primo piano. Scusa, lui è di fronte a te, appena sali le scale di fronte a te. Ma dimmi, è andato su. Scusa, lui ogni tanto no, fa così. Ecco qua. Pierfra! Ti è piaciuto? Ti è piaciuto, Stavo a morire. Ecco, stava a morire, è uscito Pierfrancesco. Dove eravamo finiti? Andiamo a vedere. Ecco qua, le tendenze in quel momento dicevano che c'era Propaganda Live al primo posto e ne eravamo ben felici, ma al settimo c'era questo nome, Giancarlo Previati, che cominciava ad avere tanti tweet. Tweet di chi? Di persone che dicevano: oh, ma non avete riconosciuto l'attore Giancarlo Previati? No, non l'avevo riconosciuto. E però, appunto, stiamo cercando di riparare in qualche modo, anche perché in tanti hanno cominciato a dire: prego, andiamo avanti. Comunque, quello di Termoli, Pierfrancesco, è andato a cagare a casa dell'attore Giancarlo Previati senza sapere chi fosse Viatore. Cioè, abbiamo fatto questo gesto inconsapevoli, in totale buona fede. E qualcuno pensa a Giancarlo Previati, che interpreterà un film su Giancarlo Previati, che va al cesso a casa di Pierfrancesco. Sarebbe un grande plot. Dopodiché, avevamo invitato l'attore Giancarlo Previati a venire qua. L'attore Giancarlo Previati non può perché sta lavorando, ci ha mandato questo video, eccolo qua. Ciao Vito, un saluto da Giancarlo, da Pellestrina. Siamo incontrati la settimana scorsa, ti ricordi? Ecco, ti mando un saluto dal bagno, che ormai è diventato famoso perché c'è stato Pierfrancesco per un bel po' di tempo. Pensavo di mettersi anche una targhetta, hai presente? Tipo quelle che si mettono fuori dalle case, che trovi fuori dalle case dove ha pernottato, o si presume che abbia pernottato, Giuseppe Garibaldi in mezza Italia, sarebbe bastata una vita per farle tutte. Pensavo di metterci Pierfrancesco di Propaganda Live, ha stazionato qui. Questa è Pellestrina. Oggi, come vedi, l'acqua è abbastanza alta, la marea è alta in questo momento, lambisce le passerelle delle barche e niente, c'è brutto tempo, come sempre. Un po' viene fuori dai tombini, ma ancora, cioè, non è pericoloso per il momento. Spero che non succeda come l'altra volta, ok? Ecco, purtroppo, per fortuna, non posso essere lì da voi come mi avevi chiesto. Dico purtroppo perché mi dispiace, per fortuna perché vuol dire che si lavora un po' anche ogni tanto. Basta, tutto qua. Un saluto a tutti i propagandisti. Ciao, alla prossima. Arrivederci. Un applauso a Giancarlo Previati. E noi, nel rinnovare l'invito all'attore, abbiamo anche qualcosa da consegnargli per la prossima volta. Eccola qua, Pierfrancesco di Propaganda Live ha stazionato qui. Questa, quando vuole, può venire a prenderla e l'attacca nella casa rimessa a nuovo, diciamo. Va bene? Fresca, fresca. Ok, bene, andiamo avanti. Numero 1. Pier Ferdinando Casini, il lavoro continua, speriamo di avere risultati concreti nelle prossime ore. Domani, Maracaibo coi connazionali. Mare Forza Novi. E a seguire, fuggire sì, ma dove? Maracaibo. Ok, andiamo avanti, andiamo verso la VAR. Andiamo alla VAR di giornata, prego.